Risotto alle castagne e porcini. Il risotto alle castagne e porcini è un primo piatto autunnale ricco di sapori, che si può preparare anche in inverno, utilizzando castagne surgelate per conservarne tutta la dolcezza e i profumi. La ricetta è molto semplice da realizzare. Gli ingredienti sono pochi ma pieni di sfiziosità. Per prepararlo, mescolate un riso di qualità con castagne sbollentate e cotte al forno. Aggiungete dei porcini freschi, che regalano un sapore intenso ed esaltano tutti gli altri ingredienti. Per finire, aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva. 320 g di riso. 300 g di castagne. 250 g di porcini. Un spicchio d'aglio. Un cipolla. Un litro di brodo vegetale. Olio extravergine d'oliva. Sale, pepe. Iniziate la preparazione del risotto alle castagne e porcini sbucciando le castagne e mettendole in una casseruola con abbondante acqua. Fate sbollentare per circa 15 minuti, finché non saranno morbide. Scolate le castagne, sbucciatele e fatele cuocere in forno a 200 gradi centigradi per 15 minuti. Nel frattempo, pulite i porcini, lavateli e tagliateli a fettine sottili. In una padella, fate soffriggere l'aglio e la cipolla tritati con un filo d'olio extravergine d'oliva. Aggiungete il riso e tostatelo per qualche minuto, mescolando spesso. Bagnate con il brodo vegetale bollente, aggiungete le castagne e i porcini e portate a cottura, mescolando spesso. A cottura ultimata, salate e pepate a piacere, mantecate con un filo d'olio extravergine d'oliva. Servite il risotto alle castagne e porcini caldo.